per il ruolo che il cittadino deve svolgere nella società. Ma evidentemente il modello che hanno in testa chi ci governa non è esattamente questo, altrimenti si andrebbe in un'altra direzione. Bene, arriviamo all'ultima domanda. Io non posso non farla sulla categoria, quindi come la categoria sta pensando il suo rinnovamento, il suo futuro, considerando appunto che è un po' un vaso di coccio tra vasi e di ferro e che comunque proprio per il suo piccolo tesoro, ovvero la capillarità e la presenza nel territorio, deve continuare a difendersi, deve ancora immaginare un proprio futuro. Sì, la categoria è un vaso di coccio, non tra vasi di ferro, perché quei vasi lì non sono mica tanto di ferro, sono le teste che sono casomai molti di ferro, ma i vasi sono piuttosto di coccio anche quelli sopra. E guarda, noi ci muoviamo su un terreno diverso. Il ragionamento che abbiamo fatto, per esempio, al Senato l'altro giorno è stato un ragionamento molto polemico nei confronti del mondo editoriale, sicuramente, ma è stato un ragionamento molto banale. Noi siamo una categoria, da 15 anni siamo soggetti a questi umori: liberalizziamo, non liberalizziamo, Bolkestein, non Bolkestein, i POS, pagare il giornale con i POS, per cui quel piccolo aggio che c'è sul giornale alla fine dobbiamo usarlo per pagare. Cioè, noi abbiamo detto al Senato, abbiamo detto al governo e dovunque siamo andati, non vogliamo soldi. Poi se riusciamo ad avere un po' di finanziamento per i progetti che stiamo predisponendo, che abbiamo predisposto, bene. Ma quello che noi vorremmo è avere delle leggi che siano chiare, che diano a questa categoria la serenità per poter investire. Perché se mi possono buttare fuori dalla categoria da un momento all'altro, io devo cambiare il chiostro, l'arredamento e quindi metto in circolo dei soldi e quindi muovo l'economia, non lo faccio. Non lo faccio perché se mi liberalizzano, che in Italia liberalizzare per com'è la struttura di distribuzione significa concentrarmi nelle mani di 50 persone, 50 persone, la decisione di chi cosa, che cosa si vende, dove si vende e a quali condizioni si vende, che significa fare un'operazione esattamente diversa dalla parola liberalizzazione, abbiamo provato a spiegarglielo. Però detto questo, noi abbiamo chiesto che ci siano leggi che diano un minimo di respiro alla categoria, che possa guardare al futuro. Poi se riesce a sopravvivere, investe, cambia chiosco, fa delle altre cose. Se non ce la fa, ognuno farà delle scelte diverse, ma deve avere un progetto, perché noi di progetti ne abbiamo presentati. Noi non vogliamo essere salvati e poi l'anno prossimo siamo di nuovo da capo. Noi vorremmo portare dentro le edicole, al di là di altre merceologie, perché da qualche parte possono essere utili ad arrotondare il reddito delle edicole, vicino alle scuole avere un po' di cartoleria, va bene perché si va a integrare, eccetera, eccetera. Però non credo che la strada sia quella di creare dei bazar. Ormai l'Italia è piena di negozi di pakistani e di cinesi, noi facciamo fatica a fare concorrenza ai pakistani e ai cinesi, quindi è evidente che dovremmo fermarci sul piano di altre merceologie, su dei segmenti un pochettino più alti di quelli e di maggiore qualità rispetto a quelli. Ma quello che può aiutare veramente è l'integrazione con i servizi e quindi diventare punti di informazione pubblica e quindi poter dare le informazioni dei comuni, delle ASL, delle regioni a tutti i cittadini, diventare punti di informazione turistica nelle zone turistiche, diventare punti vendita per quello che può riguardare i biglietti di teatro, di manifestazioni, dello stadio, può diventare soprattutto un punto che può integrare i problemi che le poste stanno creando sulla distribuzione di lettere, raccomandate, piccoli pacchi. Cioè, noi possiamo diventare un punto di servizio a 360 gradi. Le edicole sono sparse sull'intero territorio nazionale, ci sono i distributori locali che tutti i giorni dell'anno percorrono tutte le strade e arrivano a tutte le edicole d'Italia. E allora perché non creare delle sinergie su diversi prodotti per fare in modo che l'edicola non sia solo il punto in cui si vende informazione e cultura,
ma che sia anche il punto dove i servizi trovano un terminale, che possono essere terminale sia delle Poste Italiane, sia di altri soggetti, di Amazon, di Zalando e chiunque abbia bisogno di avere un terminale dove i cittadini hanno un passaggio certo. Noi abbiamo milioni di contatti tutti i giorni, adesso non sappiamo più esattamente quanti sono perché la situazione è complessa, ma noi pochi anni fa si parlava di 6 milioni di contatti al giorno con i cittadini italiani, oggi probabilmente 6 milioni sono diventati 4 milioni, ma noi 4 milioni di persone le incontriamo tutti i giorni dell'anno. E allora a questi 4 milioni e a chi per essi noi possiamo fornire servizi, informazioni di tipo pubblico e quindi essere i terminali attivi e non passivi di quello che può essere un sistema di rete che oggi onestamente non esiste se non in modo parziale in qualche città dove c'è qualche sindaco che su questo magari si è lavorato un po' di più. Questo noi vorremmo, un'integrazione tra l'informazione e una rete di servizi. È paradossale, non costerebbe niente. È paradossale come in un periodo in cui si parla molto di reti, poi una rete così qualificata, così importante, così capillare venga tenuta un po' ai margini, insomma. Noi siamo un popolo molto intelligente. Adesso io dico popolo, ma volevo dire un popolo di governanti, ma governanti non solo quelli che governano l'Italia, io parlo di governanti anche delle imprese. Non si capisce questo, c'è qualcuno che pensa all'edicolo e lo vorrebbe e vorrebbe vendere i propri prodotti utilizzando gratis questa rete. Allora, questa rete gratis muore. La FIEG ha presentato un documento al Senato dove dice: io voglio portare i miei giornali in tutti i punti esistenti al mondo, quindi dateci la liberalizzazione perché noi vogliamo andare dove vogliamo. Tre righe sotto scrive: bisogna che dal progetto di legge venga tolto il fatto che le edicole possono vendere altro, perché le edicole devono aumentare e dare spazio solamente a noi. Quindi questa è l'intelligenza che governa questa Italia in questo momento. Questi dicono: fateci andare dovunque, alle edicole togliamo la possibilità di vendere altre cose, di utilizzare gli spazi per altre metodologie o per altri servizi, perché devono essere dedicati solo agli editori. Poi da qui a dire come è fatto l'accidente di edicola a vivere in queste condizioni non ce lo dicono, ma funziona così dappertutto. La mia tristezza in questo paese è che anche le cose più banali diventano, perché le dice uno che magari passa dalla televisione tre volte di seguito, allora non sono più tre idiozie che quello dice, diventano tre cose importanti di cui tutti parlano e tutti discutono di quelle tre sciocchezze e del merito dei problemi di come affrontare situazioni di crisi. Nessuno ne parla e questo non fa che peggiorare la situazione. Noi comunque siamo molto tranquilli perché abbiamo dei progetti, abbiamo delle idee, se riusciamo a realizzarle con le poste, con gli editori, con i distributori locali, ben venga, ci proviamo, se non ci riusciamo li realizzeremo con gli imprenditori privati disponibili a investire sulla nostra rete, gliela daremo a basso prezzo magari, però a quel punto gli altri dovranno stare fuori. Certo, allora parole chiarissime, situazione molto complicata in cui però va detto, ci sono delle responsabilità politiche e anche del governo che sta mettendo mano a una legge di riforma, vedremo appunto quale sarà il risultato finale, tra l'altro un risultato finale che è atteso proprio nei prossimi mesi. Bene, io chiudo qui questa intervista, ringrazio Marchica che è il segretario generale del Sinagi, quindi degli edicolanti, per questa testimonianza e un arrivederci e un buon lavoro. Grazie, buona giornata.